Rimaniamo ancora su questo argomento e sentiamo ora l'intervento della politica con l'assessora competente Gabriella De Idda. Abbiamo sempre Antonello Lai. Dramma della casa, abbiamo parlato con tante persone che hanno o hanno cercato di sfondare appartamenti del comune e dell'area, qualcuno ci è riuscito, qualcun altro aspetta in graduatoria, molti protestano, tra i quali la signora Cinzia, che abbiamo ospitato avantieri nel nostro telegiornale. Assessore De Idda, lei come risponde? Allora, rispondo subito che la signora Porcu ha rifiutato un alloggio offerto temporaneamente in attesa che l'impresa a cui abbiamo sollecitato i risultati delle indagini statistiche, e la signora ha rifiutato in quanto riteneva che l'alloggio, io smentisco che fosse un tugurio, ma era solamente lei, ha dichiarato che non era idoneo per lei e la figlia e i due bambini che vorrebbe riprendersi. Un anno e mezzo però di questi lavori. Allora lì devo dire che la prima impresa che avevamo affidato i lavori praticamente è sparita. Allora, come amministrazione noi non possiamo cambiare da un giorno all'altro, ma c'era da fare uno stato di consistenza, rifare un appalto, e abbiamo dato subito l'incarico, tant'è che la signora Porcu Cinzia dice infatti soddisfatta dall'impresa, ultima impresa che stava eseguendo i lavori. Ma non è solo lei quella che sta partendo? No, infatti no, abbiamo dovuto cercare i servizi sociali prontamente, hanno cercato una soluzione per l'inquilina del piano di sotto, che è appunto dove si presentavano queste criticità. Che non vive più là perché l'avete messa in un istituto. Esattamente, ma per problemi di sicurezza, perché sempre appunto è in una casa di riposo, ma anche per la signora stiamo cercando massivamente una sistemazione, sempre in attesa di farla, appunto, se c'è la possibilità di farla rientrare nel suo alloggio. L'emergenza non finisce mai. No, l'emergenza non finisce mai perché il nostro patrimonio purtroppo è molto vecchio, è datato, forse negli anni non hanno neanche fatto un'adeguata e costante manutenzione o monitoraggio delle situazioni.